Agenda è un'associazione di genitori di ragazzi disabili con varie patologie. Abbiamo deciso di costituirci in associazioni per far sentire la voce dei diritti, per dare voce ai diritti e alle necessità dei nostri ragazzi. Ci poniamo l'interesse ad essere un punto di riferimento per tutti i genitori di ragazzi disabili e crediamo di poter svolgere un'attività di sollecitazione, di pungolo verso le istituzioni perché si possa dare maggiore sviluppo a quelle che sono le problematiche relative alla disabilità sul territorio. Cerchiamo di essere attivi nell'ambito sociale proprio per poter sviluppare meglio quelli che sono gli interessi dei nostri ragazzi e quindi con questo attraverso i nostri rappresentanti partecipiamo a molti degli organismi del settore. Siamo presenti nei microsoli principali, che comunque siamo presenti nella Commissione Barriere Architettoniche del Comune di Biella, siamo presenti nel tavolo della disabilità presso il piano di zona, siamo presenti nel coordinamento di mutuo aiuto, siamo presenti ancora nel GIP che è un organismo tra scuola e neuropsichiatria. Se partecipiamo inoltre anche al tavolo della commissione relativa al controllo del territoriale sull'IRIS. Al di là di questi aspetti ci interessiamo di gestire uno sportello presso il centro servizi di volontariato sull'informazione relativa alla disabilità, curiamo la programmazione, lo sviluppo di alcuni convegni e soprattutto cerchiamo di formulare dei progetti che siano utili all'attività dei nostri ragazzi. L'ultimo progetto che abbiamo veramente appena varato e quindi stiamo monitorando con molta cura e con molta attenzione, l'abbiamo chiamato l'Aquilone, proprio perché riteniamo che attraverso l'autonomia, la maggiore autonomia che possa essere raggiunta dai nostri ragazzi, possa portare a spiccare il volo dei nostri ragazzi, così come il vento aiuta ad alzarsi l'Aquilone. Questo progetto è composto da 6 moduli che sono divisi tra di loro, ma che hanno un'unità di intenti che attraverso lo scopo che si prefiggono, che è quello di dare stimoli all'autonomia dei ragazzi, dall'autodeterminazione dei ragazzi in modo da poter raggiungere la massima autonomia possibile. I 6 moduli sono relativi a autonomia possibile, autonomia abitativa, laboratorio occupazionale, il laboratorio delle emozioni e in ultimo è il sostegno alla genitorialità. Tutti questi hanno la finalità di poter sviluppare nei ragazzi delle competenze, le minime competenze necessarie per riuscire a sviluppare la loro autonomia. Le modalità sono diverse, lo scopo è lo stesso proprio perché attraverso la funzione di laboratori occupazionali si può pensare di portarli ad uno sviluppo sociale attraverso attività prelavorative in laboratori specializzati che possano consentirgli di acquisire quelle capacità necessarie, quelle minime capacità necessarie per presentarsi sul mercato del lavoro o quantomeno per avere la possibilità di un volontariato che sia di qualità e che sia di soddisfazione. L'autonomia abitativa è l'esperimento di svolgere in abitazioni che non siano le loro, attraverso operatori e volontari, di così verificare le problematiche relative all'abitazione e alla possibile vita autonoma e diciamo da soli nel futuro, attraverso appunto la sperimentazione degli spazi di casa, degli spazi di tempo libero e della convivenza. Per quanto riguarda invece in ultimo la necessità che abbiamo riscontrato è che per poter favorire l'autonomia dei ragazzi era necessario anche svolgere degli incontri con i genitori per consentire loro di superare quelle che sono le loro paure, le loro ansie, le loro
remore relative alla, alla libertà da concedere ai loro ragazzi. Questo è nel suo complesso l'Aquilone. Riteniamo che con l'autonomia i ragazzi possano veramente acquisire le ali che gli consentono di salire in alto così come salgono.